Allora, buongiorno. Innanzitutto le volevo chiedere di presentarsi in qualche parola. Da quanto tempo lei ha a che fare col mondo del vino, lavora nel mondo del vino in Italia? Io mi occupo di vino praticamente dal 2005, quindi in maniera abbastanza continuativa come giornalista e come ristoratore, quindi da diversi punti di vista, e poi tutto quello che è la comunicazione social, web, eccetera. In particolare di Bordeaux me ne occupo dal 2010, quindi dal 2010 in poi, quindi già qualche anno per fortuna. Cosa ne pensa di questo evento? So che lei ha già partecipato a delle edizioni precedenti. Beh, questo è un evento per me imperdibile, anche perché in Italia, se togliamo Merano, ecco, che è l'unico posto dove intanto arrivano qualche Chateau bordolese, è molto difficile trovarli. Poi Bordeaux non è nelle menti degli appassionati, anche in Italia sono tutti più per altre regioni francesi, quindi un'occasione di assaggiare così tanto Bordeaux è veramente rara. Quindi questo evento secondo me è fatto molto bene, soprattutto per chi deve avvicinarsi a questa regione, perché assaggiare vini poco prima che vanno sul mercato, questo late en primeur, è molto più semplice che un vero en primeur e dà molte indicazioni su quello che sono le caratteristiche poi del vino in bottiglia che i consumatori andranno effettivamente a gustare. E quali sono le sue impressioni di questa annata 2015 a Bordeaux? Se lei ha avuto la chance di degustare l'anno scorso, si vede dei miglioramenti, dei cambiamenti? Beh, di sicuro io ora ho assaggiato dalla 2011 in poi, quindi forse è la prima vera grande annata che assaggio con un certo interesse. E rispetto alle aspettative direi che la qualità non è così uniforme come mi sarei aspettato. Ci sono dei vini eccezionali, sicuramente la zona di Margaux, la zona di Pauillac, che è sempre quella più affidabile, la zona di Saint-Émilion, che l'ho trovata veramente in forma strepitosa, hanno fatto benissimo in maniera uniforme. Altrove invece sono un po' più le singole aziende. Del resto penso che a Bordeaux in questo momento ci si distingue per quanto si è riusciti a investire negli ultimi anni, cioè chi ha saputo investire in cantina, nella selezione in vigneto e anche chi è capace appunto nell'arte ovviamente dell'assemblaggio è riuscito a dare quel qualcosa, perché il livello medio è veramente alto, quindi per distinguersi occorre veramente un impegno serio a 360 gradi in tutta la cantina. E direi che in questo 2015 ci sono alcuni vini veramente eccezionali da mettere da parte e riscoprire fra 30-40 anni, e comunque tutti gli altri si possono bere nei prossimi 10 anni e non raramente, anzi direi praticamente mai si resterà delusi. E per finire, ha un consiglio per i nostri wine lover, per gli appassionati di vino da suggerire? Beh, un consiglio è quello di innanzitutto cominciare a visitare questi chateau, che Bordeaux non è, a parte una zona bellissima, siamo vicino al mare, soprattutto diciamo, nella stagione primaverile e estiva, perché effettivamente è un mondo molto diverso da quello, dico, da italiani a cui siamo abituati, ma è un mondo a cui ecco, possiamo comunque imparare qualcosa. Direi che assaggiare poi in parallelo le varie zone e non fossilizzarsi sulle solite Margaux, Saint-Émilion, Pauillac. Io per esempio quando trovo volte che esco vado per Saclognan o altre zone al di fuori delle canoniche e soprattutto al di fuori di Grand Cru Classé, c'è una vitalità impressionante. Ci sono aziende in biodinamica, ci sono aziende che usano anfore, che usano altre novità enologiche e anche in vigna. Ecco, è una zona che probabilmente viene vista un po' molto piatta, vista da fuori, vista dall'Italia, ma in realtà nasconde tanta innovazione che poi ritroviamo anche nelle bottiglie. Quindi è una zona che tutti pensano di conoscere, ma che in realtà probabilmente riserva ancora tante sorprese. Bisogna sempre essere curiosi nel mondo del vino. La ringrazio per questa intervista e buona continuazione. Grazie.